Massimo Bagnoni, ci siamo, dai, possiamo dirlo perché comunque il divario, la forbice è elevata tra i candidati. Sì, ormai il trend è abbastanza chiaro, quindi è un bel risultato, una bella vittoria. Aspettiamo anche l'ufficialità, soprattutto per le nostre liste, i candidati che si sono spesi tutti quanti molto bene e quindi insomma aspettiamo qualche ora per i dati ufficiali. Aspettiamo anche per stappare le bottiglie di spumante, ma sono arrivati i primi applausi. Ecco, è stato duro comunque in campagna elettorale perché comunque chi deve essere riconfermato deve lavorare sempre il doppio. Beh, assolutamente sì, perché abbiamo fatto tante cose, però abbiamo dovuto affrontare anche situazioni non facili, non semplici e soprattutto abbiamo tantissime altre cose da fare, quindi non è stato facile da questo punto di vista la campagna elettorale, però ecco, con un lavoro di squadra, di gruppo, siamo riusciti un po' a convincere tantissime persone a ridarci fiducia. Bagnoni si aspettava un divario così importante, avete superato di gran lunga il 50%. No, questo no, assolutamente no. Una bella attestata di stima nei confronti di tutto il gruppo, quindi questo ci deve dare ancora più responsabilità perché la gente ci chiede di fare delle cose importanti e noi abbiamo il dovere di farle, quindi questo è un risultato che sicuramente ci riempie di orgoglio da una parte, ma anche di responsabilità. Ecco, la prima volta dopo, penso nella prima storia, la prima volta nella storia di Martin Sicuro che viene riconfermato Beh, un sì. sindaco per la seconda volta consecutiva. Sì, è quello che vi dicevo prima, ecco, il discorso della responsabilità. Adesso non abbiamo più scuse perché abbiamo amministrato bene questi anni. Adesso abbiamo l'opportunità veramente di accelerare, quindi dobbiamo assolutamente farlo. I cittadini ci hanno dato gli strumenti per poterlo fare, adesso sta a noi. Vuole dedicare a qualcuno in particolare Beh, a tante questa importante vittoria? persone, dai miei genitori, alla mia compagna, quindi a tutta la mia famiglia, a tutte le liste, a chi mi sono stati vicini, anche agli uffici comunali che in questi anni mi hanno supportato tantissimo per fare tante cose, quindi veramente a tutti i cittadini che si sono espressi in maniera chiara. È un pensiero ovviamente anche agli altri due candidati sindaci con cui ci confronteremo in consiglio comunale, quindi li ringrazio per la loro campagna elettorale, per il confronto e ci sarà modo sicuramente di collaborare. La squadra non la sappiamo ancora ovviamente, ma quali saranno i primi obiettivi da portare a termine, da dove comunque quali iniziare? Obiettivi sono tanti, non è un problema tanto chi comporrà questa squadra, ma io ho sempre detto che tutte le persone che sono candidate faranno parte di questo progetto. Poi gli eletti insieme a me avranno dei ruoli in consiglio, ma questo è un comune che si amministra tutti quanti insieme con lo stesso spirito, quindi profilo basso, umiltà, abnegazione, lavoro, e quindi su questo andremo avanti.